Il gruppo FCA è presente alla Salone di Francoforte con i suoi marchi più lussuosi, Ferrari e Maserati, e qui si può vedere per la prima volta in Europa il restyling della Ghibli, che porta novità molto importanti. Partiamo dai fari, perché finalmente su una macchina di FCA si vedono i full LED, che sono importanti per questo tipo di auto lussuose e tecnologiche, non solo per una questione estetica ma anche per la sicurezza, e vedete che tra l'altro danno proprio un look più moderno. Questa poi è il frontale della versione Grand Sport, che è uno dei due allestimenti nuovi assieme al Gran Lusso, quindi caratterizzato un po' più aggressivamente. Guardate i cerchi da 20, molto belli. Sempre d'effetto il fatto che le Maserati non abbiano le cornici di metallo per i vetri, e intanto ti faccio entrare con la telecamera per dare un'occhiata anche un po' agli affinamenti dell'interno. Soprattutto la cornice dello schermo dell'infotainment è un po' più curata, e poi ci sono altre novità importanti a partire dallo sterzo, che è diventato elettrico. Il fatto che le Maserati finora abbiano avuto sovrasterzo idraulico era un qualcosa di interessante, perché differenziava queste macchine a livello di feeling di guida dalle concorrenti con gli sterzi elettrici. Però c'è anche da dire che, così facendo, magari mentre danno un'occhiata al cofano aperto vi faccio vedere questa Gran Lusso, così facendo con questo restyling si possono avere anche importanti aiuti alla guida che i clienti di questo genere di auto apprezzano, come ad esempio il sistema che rileva l'angolo cieco, oppure quello in grado di leggere i cartelli stradali, il mantenitore di corsia, il cruise control adattivo. Insomma, si è aggiornata la Ghibli per essere più al passo coi tempi, e anche per rispondere a le critiche che sono state fatte anche da noi giornalisti a questo modello, che dalla sua però ha un'estetica davvero emozionante, e soprattutto con il motore a benzina un suono che, considerando anche che stiamo parlando di motori turbo, è davvero qualcosa di difficile da trovare in altri marchi. Torniamo sulla Grand Sport, sul posteriore, che come vi dicevo fa sempre il suo effetto.